2, tra poco su Boing. Fate silenzio! Qui dentro gli ordini li do io! Rimarrò muta! Che dire, Erbonia? Devi sparire, stupida cuoca, via! Nein! Io volevo sapere perché lei dire che Fräulein Delfina essere bigama. Che dici? Qualunque cosa senti, qualunque cosa, imbecille, non capisci nulla. Chi è che ha detto bigama? Quel che ha detto è... Madame! Questo ha detto Madame! Perché ora che la mia bambina è contessa la chiamano Madame! Questo è tutto! Nein, nein! Lei non ha detto Madame! Lei ha detto... Basta! Fa silenzio! Vai in bagno a pulire le piastrelle della doccia! Fuori! Fuori! Che succede? Andiamo! Andiamo! Massimo! Ma in che lingua devo dirti di non toccare? Se vuoi mi metto i guanti, ma non neanche con i guanti! Male. Non toccare qualcosa che sta male, inutile invece di blaterare! Perché non ti tappi la bocca, ragazza, ragione tu, no? Bambina, amore mio, sei tornata! Quando sei arrivata? Perché non mi avete detto che era tornata la mia bambina? Guarda qui che disastro, voglio morire, che tragedia! Uno schifo! Sai che cosa meravigliosa? Fammi vedere, andiamo! Silenzio! Bisogna controllare il pozzo! Visto che tutta la famiglia è riunita, voglio... Potete smettere di fare chiasso, che qui sta accadendo una cosa grave! Voi siete tutti impazziti! Dobbiamo portarlo nello studio, ragazzi! Nello studio, no! Portatelo in camera, andiamo! Fatelo fare a Boniglia, che ne è capace! Ma che stai dicendo? Smetti di dire sciocchezze, caricati Massimo sulle spalle, forza! Vieni qui tu, forza! Va bene, va bene! Levati da lì! Non capisco perché lo portiate in camera sua e non lo portiate nello studio, che qui è a due passi. Lo studio è dietro quella porta, Delfina! Mi occuperò io di mio marito! E nel frattempo tu restatene qui tranquilla! Sì, non osare entrare! Se io resto qui mentre tu rimani da sola con Massimo! Non so, mi è sembrato di sentire un rumore. Oh, siamo impazziti, Olivia, siamo impazziti, impazziti. Sì, Franco, non possiamo continuare così. Mi dispiace per la storia con Fajan. Non era una cosa prevista. Non sopporto che tu stia con un altro. Soprattutto lui, proprio lui. No. Perdonami. Perdonami. Comunque cerco di rassegnarmi. Non te ne andare. Te lo chiedo per favore, non te ne andare. Franco, se rimaniamo insieme, io non lo so. Non possiamo farlo, per favore. Olivia, proviamoci. Per favore, proviamoci. Per favore, ok? Olivia, lascia che ti accompagni. Lascia che ti accompagni, vengo con te. No. No, no, Franco. Cuore, una piccola confezione, ma no, l'ho preso con tutto il mio cuore. Apro, voglio vedere. Guarda che bello! Ah,
per il tuo patrigno? Che hai portato al tuo amato patrigno? Scusami, volevo portarti qualcosa, però il fatto è che non ho trovato niente per te. No, 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 anche questo per me, è per mai te. Niente di niente, contessa. E guarda anche questo. Guarda che mi stai costringendo, Malala. Guarda questo qui. O mi dai i soldi o parlo. Apro la bocca. Beh, vediamo, cattatore, come altro? Puoi comportarti così? Il mio genero. Come sta? Vai, voglio vederlo. Fuori dalla mia stanza, fuori. Non me ne vado da questa stanza perché io e i bambini vogliamo sapere come sta Massimo. Vogliamo vedere, Delfina. Vederlo? Non vedrete nessuno e ve ne andrete via da qui, fuori. Aspetta, Delfina. Fuori. Proprio non ricordavo quanto potesse essere fastidiosa Flor. Che disastro, povera. Ho un'idea. Mi date una cifra fissa da concordare e io sparisco. Mi fai un favore enorme, mamma? Quale? Lo fai sparire da qui perché mi rende nervosa, sul serio. Mi mette, sì, mi fa sentire solo male. Vieni, Boniglia, andiamo. Grazie, forza. Mi state sottovalutando. Ti adoro, mamma. Grazie per i regalini. Una persona così fastidiosa. Si può sapere dove credi di andare? Voglio vedere Massimo perché è malato. Senti, ti ricordo una cosa sola. Non so se hai presente sia in salute che in malattia. Io sono sua moglie, io me ne occupo. So bene che tu sei sua moglie e non me ne importa nulla che siete sposati. Dico solo che nel caso di una malattia così grave come questa di Massimo, mi sembra che convenga chiamare il dottor Segura. Chi è che vuoi chiamare? Tu non chiamerai nessuno. Ah, hai paura, no? Hai paura che io faccia venire il dottore, certo. Il quale dica no, non hai il vaiolo turco, lo stanno avvelenando. È così. Che cosa dici? Lo stai avvelenando. Lo sto avvelenando? Non so se lo sto avvelenando. Mai lo verrai a sapere. E ora te ne vai di qui perché altrimenti avvelenerò te. Fuori! Fuori! L'ho avvelenato. La lattuga va bene. Il peperone è un po' troppo molle. Riportalo. La mela non c'è bisogno di provarla. Si vede che è buonissima. Mangiane una che ti fa bene, giovincella. Forza, assaggia. Grazie. Dagli una mancia. Beh, non tutti i nostri soldi, dagli qualcosa. Bene, bene, sì, gliela do. Nel frattempo mi aiuti a mettere in frigo la verdura, ok? È tornato. Chi? Massimo è tornato. Il mio signore, sono tutto sporca, io devo andare a cambiare. No, perché è tornato un po' stanco, quindi è andato a dormire. Ti do una mano a mettere a posto questo. No, per questo c'è lui, fallo fare a lui, no, è il suo lavoro. Non ha chiesto aiuto. Bene, io vado a salutare Massimo. No. Ti aiuto io. Non mi tocchi. Dimmi. Me ne vado, date un bacione grande a Flori. Sì, ciao. Sì, glielo dico io. Parlando con me, guardava me, ha guardato più a lungo me che però ci penso io. Taci e grazie per averci provato. No, segretario, non sei un segretario. Beh, ex segretario. Piuttosto, Franco, prima ti cercavo una ragazza. Una ragazza? Sì, che ragazza? Sì, è salita sopra, correndo. Sì, una con le mani fasciate. Ciao, sono Maria, lasciatemi un messaggio. Maria, sono Franco, sono qui a casa. Se ascolti il messaggio, vieni qui, per favore. Ho voglia di vederti, ok? Ciao. No, mi dà così fastidio, però qualcosa... Flor, come sta Massimo? È sdraiato sul letto e sembra non volersi risvegliare. Non lo so, non possiamo fare nulla. No. Scusa, che succede a Massimo? Dov'è Massimo? Non è nello studio. No, sì, scusa. Come? Massimo è a casa? Sì, è a casa, però è nella stanza delle streghe, lo tengono sì, lì. Sì, Thomas chiuso. E Martin stanno facendo la guardia perché non ci lasciano vedere. Beh, vado a dargli il cambio. Ma non ho capito niente, che sta succedendo, Flor? Che cosa? Ora ti spiego. Noi comunque stiamo bene, grazie infinite per la vostra presenza. Sì, però ora vorremmo stare un po' in famiglia. No, davvero. Non voglio essere maleducata, ma direi che restassimo un po' tranquilli da soli a parlare. Non ci ascolti. Va bene. Grazie. Serve torno all'istante. Cosa che succede? Non sto presentando. Ti faccio sapere io. Che cosa succede, Flo? Come che cosa succede? Ora posso spiegarvelo. Delfina lo sta avvelenando da chissà quanto tempo. No, non può essere. Come fa? Non esagerare, Delfina. Non sto esagerando. Esagerando, la vecchia strega lo tiene nelle sue grinfie e dobbiamo chiamare la polizia. No, Flor! Andiamo! Lasciami! Sono tuo marito, cosa credi? Continua a camminare, chiudi la bocca, stupido! A furia di dirmelo, finirai col crederci. Passi il tempo a dirmi stupido, ma sai una cosa? Ho una notizia per te, Malala. Claudio Boniglia non è affatto stupido. Oh, certo che no. Non darmi ragione come se io fossi pazzo. Io sono molto più sveglio di te e tua figlia messe insieme e lo scoprirai. Sono la voce della coscienza, sono l'ira della vendetta.
Così mi piaci, vedi? Così virile, così sicuro, pieno di fiducia, così sì. Ma non esagerare, perché altrimenti non ci sarà spazio per fare la bacio, amore mio. Baciami, baciami, così mi piaci. Il rispetto serve la paura, vieni qui. Fermo, fermo, che sta succedendo? Ma che fa? Signore, che succede? Quest'uomo voleva baciarmi a tutti i costi, voleva approfittarsi di me. Non ci credo, non puoi essere così malefica. Fermo, in nome della legge. La dichiaro in arresto, venga con me. No, che spavento, portatelo via. Flor, basta con questa cosa dell'avvelenamento. Ragazzi, sì, aspetta. Strega, ma non e poi pensa, se non doveva tornare, perché l'ha portato qui per avvelenarlo? L'avrebbe fatto dove stava. O forse è stato contagiato da lei. Franco, per te è difficile crederlo, perché sei una persona buona, perché sei una persona pura. Però per quella strega di Delfina, che è cattiva, è molto semplice. Chiudete gli occhi e immaginatevi come una persona malvagia possa ideare queste macchinazioni. Per esempio, un alibi. Lo porta qui perché nessuno sospetti che sospettiamo. E stiamo tutti sospettando senza che nessuno sospetti che sospettiamo. Boniglia, quando sarai uscito, io sarò già andata via e anche tornata. Prendi posto e guardati lo spettacolo, bambino stupido! Non è giusto! Non è giusto! Quella è mia moglie, ma la ingannatrice! Stupido! Eccoli! Sospettiamo che nessuno sospetti che sospettano. Venite qua, per favore, non c'è proprio tempo da perdere. Aspetti, aspetti, aspetti. È lei che ha sporto una denuncia. Sì, sono io, ma l'ho fatto per salvare l'umanità, non Massimo, perché lui non mi interessa. Fermati, vieni qui. Che hai chiamato la polizia? Stai esagerando, digli che ti sei sbagliata, digli che ti sei sbagliata. Non ho idea, devo evitare un omicidio. Non voglio che muoia una persona in questa casa, perché è molto importante. Non perché è Massimo, ma perché è un essere umano e devo evitare che muoia. Già sappiamo perché lo fai, il problema è come. Ora desidero che tu lo pulisca e lo custodisca per bene. Non ti azzardare a rovinarlo a mille anni. Lo devi proteggere a costo della vita. E per favore, portami bagnoschiuma e sali per il mio bagno, che sono molto stanca. Come desidera lei, contessa. Sono così preoccupata per il mio signore. Scusate, che cosa desiderano? Siamo qui per il caso di avvelenamento. È finita la messa in scena, brutta strega. Massimo non morirà per causa tua. Seguitemi, non c'è tempo da perdere. Seguitemi subito. Bene, prima